ragazze, sono troppo buoni questi pancake, vi giuro. Se volete la ricetta fatemelo sapere che vi faccio un video. Adoro. E questa non è Nutella, ovviamente. C'è il trucco. Vi svelerò tutto nel video se volete, sempre se volete. Pezzi interi di fragola dentro allo strawberry, cioè incredibile. Pezzettoni di frutta veri. Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenuta in questo nuovo vlog. Cioè capelli molto fluenti perché ieri ho fatto lo shampoo e ho usato un nuovo shampoo che dopo vi faccio vedere, è stupendo. Comunque ragazze, io ovviamente sto bevendo il mio amato Fitvia e in tanti mi chiedete sempre su questo tema, davvero funziona? È vero, perché ne parlano anche le VIPs. È davvero, come dicono, così efficace? Sì ragazze, io sono praticamente quasi più di 2 anni sì che lo bevo e veramente io sono un amante di tisane da quando ero piccola e da quando ho scoperto Fitvia bevo solo Fitvia, quindi è veramente superiore a qualsiasi tisana. E io in questo periodo dell'anno davvero mi vedo, cioè mai come questa volta, mi vedo proprio bene fisicamente, anche se magari sto mangiando bene, pulito, però comunque il sabato e la domenica mi lascio andare, esco con gli amici, comunque sgarro, mi vedo bene, sto molto sgonfia e non ho la cellulite, e il merito è soprattutto suo, di Fitvia, veramente mi aiuta. Io soprattutto pre e post sgarro, e poi ogni giorno ne bevo 2-3 tazze al giorno, oggi è sabato e mi bevo questo qua tutto il giorno, così mi aiuta a sgonfiarmi. Anche domani, che stasera sgarrerò, vi farò vedere come, berrò questo qua. E poi ci abbino anche le Slim Cups, queste qua sono ottime alla garcinia cambogia, che quindi sono dimagranti e bruciagassi. E adesso ho fatto lo strawberry, di solito alterno lo strawberry e il Fit Vanilla. Comunque ragazzi, sono buonissimi, funzionano e sono, allora, alimentazione e allenamento al primo posto, però anche le tisane e questi prodotti vi aiutano. E non c'è nulla di male, insomma, ad aiutarsi con questi piccoli rimedi naturali. Io ve li consiglio e come al solito vi ricordo il mio codice sconto, che è Carlita10, così se lo inserite i prodotti vi arrivano presto presto e risparmiate anche un bel po', quindi vi straconsiglio. Poi intanto mi mandate le foto dei vostri ordini su Fitvia, mi dite che vi trovate bene, perché effettivamente si vede una riduzione della ritenzione, della cellulite anche sull'addome. Anche le magre, di solito è difficile avere comunque la pancia piatta e io ci sto riuscendo, quindi non me la voglio tirare, ma ci sto riuscendo, quindi viva Fitvia! Ragazze, poi la cosa che mi piace di questa tisana, di questa bottiglia, è il fatto che essendo di plastica io me la porto dietro, è molto comoda, la metto in borsa e me la bevo tutto il giorno, quindi se sto qualche ora fuori me la bevo invece dell'acqua. Avete capito che sto uscendo? I miei orecchini, ragazze, dalla mia scatola magica di orecchini, cuoricini, tada, dorati. Allora, abbiamo rifornito anche le collanine su Caritas Shop, quindi trovate sia i cuoricini, eccoli qua, che le stelline e anche le collanine, però vanno sempre a ruba, quindi andate a vedere, perché io qua ve lo dico e qua terminano, poiché questo video lo caricherò domani, spero che ci siano ancora. Io metto sempre un pendente e uno al lobo e un pendente, stella e cuore, mi piacciono troppo questi abbinamenti. Qua ragazze, vedete, ho messo gli orecchini e ho abbinato la collana cuore, che questa poi l'abbiamo fatta anche argento, anche gli orecchini, però come vi ho detto vanno sempre a ruba, quindi andate a vedere se sono disponibili. Comunque li riforniamo sempre, ci vuole un po' di tempo, perché comunque sono fatti a mano, sono argento e oro. Comunque ragazze, io appena un attimo di tempo, oggi vi voglio raccontare cosa è successo, perché io sono andata a fare la visita e quindi praticamente ci sono degli aggiornamenti sulla mia malattia di cui voglio parlare, e quindi vi voglio assolutamente dire, anche perché ho bisogno di un po' di supporto morale, perché questa cosa mi ha buttato davvero giù ragazze, vi giuro, anche perché mi stanno succedendo un sacco di sfighe nell'ultimo periodo, un sacco di problemi, però comunque non mi abbatto e anche voi non vi dovete abbattere ragazze, vi raccomando.
quando, promettetelo, dovete essere sempre forti e dovete sempre affrontare tutte le difficoltà senza mai abbattervi, circondandovi delle persone che vi amano e vi fanno stare bene, importante. Grazie, Dario ha fatto shopping. Amore, fai vedere cosa ti sei comprato. Guardate sul mio profilo. Dai, imbecille. Ragazzi, guardatemi sul mio profilo. No, no, no. No, 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 no. A parte dove ti chiami? I tre frappè. Ma poi io mi devi pagare per farti pubblicità. Sì, perché... Ma io sono contraria al tuo canale YouTube, quindi non iscrivetevi. No, iscrivetevi, ragazzi, aspetto in tanti. Ma dove? È sexy. Cos'hai comprato? La tuta, è bella questa tuta. E fila. È vero che abbiamo comprato con i nostri soldi, vero amore? Vogliamo far vedere anche le cose che hai comprato a me? Facciamo vedere cosa mi ha comprato il mio amore, vai. C'è anche Bupi, questo top rosso, perché vi ricordate che l'avevo preso rosa, ve lo feci vedere su Instagram, e seguitemi sempre su Instagram, faccio sempre un sacco di G-Story, ma rosa mi sembrava che fosse trasparente e si vedessero i bottoncini, insomma, quindi l'ho preso rosso, anche se mi sembra un po' piccolo, vabbè, lo proverò. Io te l'ho detto che era piccolino. Lo vedo un po' piccolo, vabbè. Poi cos'altro mi hai preso? Questa la felpa, che bella, fila, bellissima. Rossa. E sotto cosa porta? Fai vedere anche il sotto. Che sempre bello! È bellissimo, amore, questo pantalone. Che bello! Grazie, amore. Prego. Io invece, ragazze, mi sono messa la pellicetta che vi ho mostrato nell'ultimo video, andatelo a vedere, ve lo lascio qua nelle schede, guardatelo perché vi ho fatto vedere tanti acquisti bellissimi, tra cui anche questa pellicetta stupenda e questo cappello anche sempre nel video, Carlita. E poi ho gli orecchini Carlita Jewelry, guardate che belli, oro e argento. Se andate sul sito Carlita Shop troverete tanti nuovi gioiellini, perché in tante mi dite fai gioielli così e io li faccio come voi mi chiedete. Ecco qua il mio outfit, jeans, pellicetta, cappello e andiamo, amore? Sì. Altrimenti si fa tardi. Ciao! Già l'hai rotto, fallo vedere. Adesso proviamo questo, ragazze, che ho comprato oggi. Minestra di verdura della Coop. Sì. Amore, che c'è? Guardate come si fa. Poi mia cognata mi ha mandato questa busta di verdure. Bellissimo, dentro ci sono vari tipi di verdure, cavolo... Cioè, è troppo bello, ma come si cucina? Adesso la chiamo perché mi piace molto, ma non so come... Amore, sai come si cucina questo? Sì. Come? Subito tu? Sto facendo anche le taccole. Non sono caccole, che Dara dice caccole, taccole. È una verdura un po' strana. E praticamente si deve prima bollire e poi le metto nel pomodoro. Ecco qua, ho fatto la salsa di pomodoro con un po' di origano, aglio e poi dopo ci mettiamo l'olio a crudo e il basilico. Sì, la prova del 9, la zuppa riscaldata con pezzi, Dario mette sempre pezzi di parmigiano, parmigiano grattugiato, pezzi di parmigiano, sì. A pezzi, viene buonissimo. Assaggiamo com'è, amore? Assaggio io. Vai. Buona? Sì, può andare. Bene, buona. Ragazzi, confermo, buona veramente, sembra fatta in casa. Bene. Adoro. Ecco le nostre taccole con pollo, con pomodoro, sottiletta che si sta sciogliendo e basilico. E adesso proviamo anche questo pane croccante. Dai amore, aprilo, è troppo invitante. Sei troppo buono, invitante, croccantuoso, cioè buonissimo. Yeah! Che bella cosa ho comprato, vero? Sì, buono. Ragazzi, che buono quando si scioglie tutta la sottiletta. Yummy, buon appetito. Ragazze, finalmente ho un attimo di tempo per potervi parlare di questa cosa della malattia. In pratica io sono andata da questo specialista che sta al Vomero a Napoli e mi è stato consigliato come uno dei migliori. Come sapete sono stata anche ricoverata al Cardarelli, comunque ho fatto varie ecografie, tant'è vero che si erano accorti di questa mia malattia da un marcatore tumorale che viene usato per diagnosticare questa malattia, che è il CA125 se non erro, però ecograficamente non risultava nulla. Io comunque ho sempre dolori
dolori anche tuttora, anche intestinali, tipo quando vado in bagno, ho dolori comunque nel giù a tutto vicino all'inguine, e ciclo molto irregolare, comunque varie problematiche. E quando sono andata a fare la visita da lui, che si chiama Pellicano, è uno specialista proprio nell'endometriosi, lui mi ha visitato e mi ha trovato diversi problemi di cui nessuno si era accorto. Immaginare il mio essere sconvolta, perché mi ha trovato non solo una cisti, mi ha trovato anche un polipetto, e praticamente queste cose non mi erano mai state dette. Sono stata visitata da diversi medici. In pratica lui adesso mi ha dato una cura, che tralasciando che sono passati diversi giorni dalla visita e non sono andata ancora a comprare, quindi perché non ho un attimo di tregua, comunque lo devo fare perché non mi devo trascurare, e devo fare questa cura e sperare che questi problemi, qui cisti e polipo, si riassorbino, altrimenti lui deve andare a rimuovere chirurgicamente. Dopodiché, risolti questi problemi, dovrò andare a curare l'endometriosi, quindi capite che è una veramente una trafila molto lunga, un iter molto lungo, e poi l'endometriosi comunque non è semplice da curare, molto spesso non si cura neanche. Poi io sto leggendo diverse esperienze, magari ditemi anche adesso nei commenti, alcune mi dicono che si sono operate, altre che sono riuscite ad avere figli, altre che invece non riescono ad avere figli. Lui da questo punto di vista mi ha detto che può essere più difficile avere figli, però non è detto che non si abbiano, insomma, quindi mi ha tranquillizzato, perché questa cosa, devo dire la verità, è la cosa che mi preoccupava di più, oltre al dolore fisico, comunque allo stare male, anche la cosa di non avere figli, perché comunque ovviamente vorrei avere un figlio nella mia vita, almeno uno, se non 4-5. E quindi niente ragazze, adesso mi devo curare, sto abbastanza giù perché comunque ho un altro problema, vabbè, comunque per quanto riguarda, tornando allo specialista Pellicano, ma a me è sembrato molto bravo, è sembrato veramente che sapesse quello di cui stava parlando, anche se non mi è piaciuto quello che mi ha detto, però vabbè, comunque scherzo, ed è uno dei migliori, comunque è un po' caro secondo me, però di fronte alle malattie, cioè non è che stiamo comprando un giubbino, stiamo parlando di salute, quindi secondo me poi c'ho tutta una teoria mia particolare che non è che sono felice di spendere in malattie, di dare i miei soldi ai medici, però secondo me la figura professionale del medico è quella che più merita veramente comunque di guadagnare bene, che sia ben retribuito, perché comunque hanno investito tanto nell'università eccetera, poi sono comunque, fanno un lavoro che è importantissimo per noi, soprattutto quelli bravi che ci mettono il cuore e l'anima. E io credo molto nei medici, quindi diciamo non mi è dispiaciuto, non mi è pesato, ovviamente si mandava a fare una mangiata, ero più felice, ma non per qualcosa, perché vuol dire che stavo in salute purtroppo, però insomma le cose si curano, e quindi ragazze siate forti, mi raccomando, siate forti. E adesso stasera una bella mangiata con i nostri amici ci vuole, così ci spensieriamo, ci facciamo due risate ragazze. I ragazzi sono tornata, allora ho fatto praticamente una serie di cose, sono andata a rifarmi l'extension alle ciglia, guardate come sono belle, sono andata a cambiarmi lo smalto, ho messo un rosa nude, e sono andata in negozio a Carita Shop, abbiamo fatto un sacco di pacchi per voi, quindi anche in magazzino, soprattutto un sacco di spedizioni. Adesso sono tornata qua, mi sono cambiata, adesso faccio vedere l'outfit che tra un po' si esce, e adesso mi metto un po' di spray anticrespo nei capelli perché c'è un po' di umidità, e questo si può utilizzare sia sui capelli asciutti che bagnati, praticamente si vaporizza e dopo si pettinano, in questo modo si toglie un po' l'effetto crespo. E faccio anche così, così me li appiattisco un po', sapete quando sono gonfi, ecco così, subito sono più lisci, comunque questa linea lisciante è favolosa ragazze, ve la straconsiglio, comunque sono molto molto naturale. Adesso faccio vedere l'outfit, ma mi devo muovere perché mi stanno venendo a prendere. Adesso ho fatto anche una bella spesa di shopping in farmacia, favoloso, tutti i miei medicinali che dovrò fare, oh mio Dio. No vabbè, aiuto, dovrò fare una cura lunghissima, vabbè, non ce la faccio ragazzi, non sapete quanto odio
queste cose, però lo devo fare e devo seguire proprio un iter specifico. Questa cura che mi ha dato il medico, praticamente dovrò farla proprio a scaglioni ben precisi in base al ciclo, quando mi vengono, poi devo fare quello, devo interrompere, poi lo devo riprendere. Comunque una palla, vi giuro. Ragazzi, questo è il mio outfit, vi faccio vedere, è molto molto semplice. In pratica ho messo questo tubino semplicissimo, un po' brillantinato, molto 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 morbido, vedete? E queste calze, che sono un po' più particolari, portano qua i fiocchetti di lato. E queste scarpe, che sono per me molto molto comode, dei tronchetti. Questo è il mio outfit. Io adoro questi vestitini semplici, così comodi e semplici, non troppo stretti, morbidi. Questo è proprio perfetto. Mi ricordo l'avevo preso, se non erro, da Stradivarius, però un po' di tempo fa. Questo è quanto. Vi piace il mio outfit? Ragazzi, buonasera, siamo al sushi, finalmente! Mio amore mi ha copiato la sopra, ragazzi. Comunque siamo una tavolata enorme. Ragazzi, salutate! Ciao! Vai! Siamo anche noi questa sera, Dario, fai lontano, dai, vieni tra noi. I tre pappesi sorrisi! Sono qui! Vai! Ragazzi, sono i nuovi comici del momento, seguiteli, eh! Oh, quante scene! Il mio biglietto è quello più lungo di tutti. Ragazzi, nessuno ci batte, vero amore? Abbiamo preso una cosa come tutto il menù, praticamente. Quello di Vanna qual è? L'abbiamo fatto insieme. Dobbiamo vincere questa sfida anche oggi, superare le 20 ordinazioni. Ma fa! E lui perde, già con la torta ha perso. Io perdo. Ma è buono. Francesco. Ma come fa? È uno schiappettino. È esagerato, guarda qua, non abbiamo più dove mettere la roba, cioè incredibile, guarda qua. Cioè, porci. Guarda questo. Ci devono portare pure il tavolo. Maro, ragazzi. Sì, buongiorno, oggi è domenica, oggi è il giorno dopo. In pratica ieri siamo morti, vabbè, la serata è stata lunghissima perché, vabbè, io nel frattempo ho la maschera, mi sono messa questa qua, Bobby, che vuoi? La maschera 2 in 1, questa qua di Apiarium, che la adoro, e l'abbiamo rifornita su Carita Shop perché era andata a ruba, è bellissima, è purificante, quindi contro i punti neri, però è anche un po' idratante e non è aggressiva, quindi a me piace tantissimo. Un po' di impurità, magari in quel periodo sapete che mi devono venire, e mi lascia una bella pelle morbida, da pulita, eccola qua, è bellissima. Comunque ragazze, praticamente ieri, anche per questo mi sto facendo la maschera, perché dopo il sushi ci siamo buttati tutti a casa di un nostro amico e ci siamo abbuffati di cornetti, sapete, di quelli con Nutella, Kit Kat, tutte quelle schifezze. Vado, cornetto enorme, comunque ho mangiato tantissimo, ma non mi fa paura tanto ingrassare, cioè non mi fa paura per niente ingrassare, anche perché sono uguale a ieri, e, ma mi fa paura i brufoli, perché io quando mangio le cose di cioccolato oppure la Nutella, che non la mangio mai, ma solo in queste occasioni con amici, perciò mi sono andata a fare la maschera per evitare che mi esca qualche brufoletto o comunque l'impurità, perché comunque la Nutella fa malissimo per chi ha la pelle grassa. Comunque adesso dobbiamo sistemare tutto il soggiorno, amore, perché stasera verranno dei nostri amici qua e quindi dobbiamo sistemare un po' la cucina. Amore, la vuoi fare pure tu la maschera? No. Come no? Amore, devi provare i prodotti del Carita Shop. Yeah. Dai, amore, anche i vostri ragazzi dovete fare le maschere, così sono più belli. Noi facciamo per voi. Ragazze, io ho appena finito, mi sono tolta anche la maschera e c'ho una pelle, vi giuro, super morbidissima. E ho appena finito di pulire veramente anche Dario. Abbiamo appena finito, guardate qua che splendore. Però amore si è staccato, si è messo sulla poltrona, bellini. Comunque abbiamo pulito tutto. Sì. E Pupi anche, la Pupi a guardare, adesso c'è sul divano, è vero? Pure Pupi ha pulito. Adesso dobbiamo andare a votare e Pupi ha pulito il cuscino. Piccola, adesso continuiamo, guardate qua anche la cucina tutta pulita. Abbiamo l'operazione detox post abbuffata, eccetera. Anche pre, perché poi stasera verranno di nuovo gli amici. E ho fatto di nuovo la tisana, ovviamente. La tisana è questa tisaniera, messa per me e per il mio amore, si sta colorando. Guardate come si colora. Yeah. Adesso ce la beviamo, così ci purifichiamo. Faccio
mi sono fatta lo Slim Shake Vanilla oggi a pranzo, quindi invece di pranzare mi sono fatta questo perché stavo troppo abbuffata di ieri, cioè fino alle 4 di mattina a mangiare cornetti con la cioccolata, e poi stasera di nuovo mangeremo cose non proprio sane, che comunque verranno gli amici, stuzzichini, dobbiamo andare a comprare un po' di cose, quindi adesso mi bevo la tisana così mi continuo anche a purificare la pelle, guardate come è venuta pulita, e in più ci detossifichiamo un po' pre e post abbuffata. Tieni amore, bevi fit via che ti sgonfi. Mi hai mangiato come un porcelluzzo. Veramente Dario ha mangiato meno di me, non si direbbe, ma io mangio più di Dario, ragazzi. Ebbene sì. Adoro. Evviva, finalmente la tisanina, ho avuto il tempo di prepararla. Adesso voglio far vedere anche nel bagno come ho sistemato, sono troppo fiera di me. Guardate, ci ho sistemato tutti i miei mille prodotti. Guardate, madò, quanta roba. Yeah, tutti i prodotti che vi faccio vedere del Carita Shop. Io ce li ho quasi tutti, li uso quasi tutti perché li amo. Yeah, ah, questi qua sono tutti quelli nuovi anticaduta. Io ho inserito tutta questa linea anticaduta di Dottor Organic all'olio di canapa su Carita Shop, perché in tante mi dite sempre che avete questi problemi. Quindi trovate shampoo e balsamo all'olio di canapa, e la mousse e la maschera sono ottimi. E poi sono arrivati tutti i nuovi prodotti di Alchemilla Care, questi qua profumati al cocco, e la chicca è questo qua, raga, il gel modellante per capelli ricci e semi di lino. Cioè, vi ricordate quando facevamo il gel di semi di lino in casa? Loro l'hanno fatto già pronto per capelli ricci e mossi. Poi c'è anche il termoprotettore, lo shampoo e il balsamo per capelli ricci, c'è il fluido lisciante, insomma andate a vedere su Carita Shop, tante novità. Anche questa è ottima come ristrutturante per capelli. Poi le maschere, anche queste qua, abbiamo rifornito tante cose, maschera panna e fragola e la maschera al mirtillo per capelli, anche queste vanno sempre a ruba. Poi ragazze, io adesso mi voglio mettere i guantini, eccoli qua, i guantini, e poi stasera mi metto anche i calzini, così mi idrato anche le mani. Troppo belle, ragazze, cioè veramente sono dei guantini che si mettono e dentro hanno tipo un gel, non ungono, non sporcono, basta tenerli un quarto d'ora sulle mani e le mani escono morbidissime, soprattutto se avete la pelle secca, veramente sono ottimi e contribuiscono anche a mantenere le mani più giovani, lisce, comunque belle, a nutrire anche le unghie, tutto, sono alla lavanda, e anche i piedini, quando mi mettete piedini, oddio, calzini, sembra che vi siete fatti il pedicuro, comunque sono fantastici, e poi sei rilassante. Comunque quando li toglieti le mani non sono unte, sono morbidissime come se aveste fatto un impacco, sono favolosi. E poi cosa importante è che tante me lo chiedete, non è che si usano, io sono pure di qua, una sola volta, questi si usano quante volte volete, e praticamente sono, anzi li potete anche sciacquare dopo qualche volta che li avete usati, comunque si usano tantissime volte, non è che sono usa e getta, assolutamente, sono fantastici, dentro c'è tanta, tanto prodotto, comunque è una sensazione troppo bella. Poi dopo sul viso, vi volevo far vedere, mi sono sciacquata la maschera, oddio dov'è la luce, e ho messo questo qua, il sapone viso biologico detergente al propoli, questo lo adoro, di Apiarium, anche questa è una novità, biologico purificante, questo è buono perché alla propoli è molto purificante contro i punti neri e brufoli, ve lo straconsiglio. Comunque c'è anche la versione per pelle normale secca, che è questo qua. Quindi mi sono lavata con questo qua, il detergente viso, e poi mi sono messa questo nuovo prodotto al collagene. Questi sono troppo belli, raga. Cioè, questi sono prodotti al collagene e vitamine, acido ialuronico, che vanno a rimpolpare la pelle, a distendere le rughette, a dare un colorito sano. E la cosa bella è che li hanno fatti in tre tipologie, adesso vi faccio vedere. Cioè le hanno fatti in tre tipologie, la tipologia per pelle grassa e mista, questo per pelle normale, questo per pelle secca e sensibile, e hanno tutti e tre, eccoli qua, questi sono i prodotti, sono veramente miracolosi, li trovate nella home page del Carita Shop perché sono una novità, sono fantastici, contengono vitamine, collagene. Avete presente quando le donne vanno dal chirurgo e si fanno le siringhe di vitamine, di acido ialuronico? Questa è una cosa più naturale, comunque contengono le stesse vitamine, comunque fanno benissimo alla pelle. Adesso ragazzi dobbiamo andare a votare.